Buongiorno, ben ritrovati questa mattina con me. Voglio ringraziarvi innanzitutto per l'opportunità che mi date di poter condividere con voi la parola di Dio. Stiamo trattando il tema Una chiave per aprire la porta del cielo. Ovviamente all'inizio abbiamo dato questo titolo Una chiave, ma ci sono più chiavi, ovviamente. Abbiamo visto la scorsa settimana una di queste chiavi è l'ubbidienza. La prima settimana abbiamo visto che la chiave che apre la porta del cielo è il bisogno. Il bisogno è quella chiave che ci fa muovere. Ovviamente è anche fisiologico, diciamo, se vogliamo, no? Io se ho un bisogno devo andare, è impellente, cioè devo trovare assolutamente perché ho un bisogno. Ecco, allora. Così anche nell'ambito spirituale, se noi sentiamo il bisogno, la necessità, comunque, perché la nostra anima, comunque, ci dice la parola di Dio che Egli ha messo nel cuore dell'uomo il pensiero dell'eternità, non l'ha messo negli animali, ma l'ha messo nel cuore dell'uomo. E quindi c'è proprio questo desiderio di conoscenza, questo desiderio di sapere. E quando a volte ci troviamo in difficoltà, ci troviamo in situazioni difficili, in modo particolare quando l'uomo non può più fare nulla, sia esso clinicamente, sia proprio personalmente, quando non riusciamo più a fare nulla, quando ci troviamo stretto in quattro mura e quindi non c'è una via d'uscita, a quel punto cerchiamo il soprannaturale. E quindi quel bisogno di poter uscire da una condizione ci permette anche, questa è la mia esperienza pastorale, che più volte delle persone hanno conosciuto Cristo, si sono incontrati con Cristo perché avevano bisogno, c'era un bisogno. Poi abbiamo visto la scorsa settimana l'ubbidienza, abbiamo visto che l'ubbidienza per il Signore è molto importante, l'ubbidienza vale più del sacrificio. Anche Cristo Gesù, il figlio di Dio, l'unigenito figlio di Dio, dice ha imparato dall'ubbidienza, dalla sofferenza, l'ubbidienza, abbiamo visto la settimana scorsa, com'era importante e com'è importante ancora oggi l'ubbidienza nella vita delle persone e l'ubbidienza in modo particolare nei figli di Dio. Ubbidire al Signore vuol dire avere fede. Questa mattina stavo proprio considerando questo passo della scrittura che Gesù, prima di scendere al cielo, disse ai suoi discepoli: Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Il Signore desiderava che loro si fidassero di Lui. Dice: Io sto andando nella casa del Padre mio, quando sarò andato e vi ha preparato quel luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Quindi l'ubbidienza, ubbidire. In modo particolare alla parola di Dio. Dio ci ha lasciato la sua parola e grazie a Dio che ancora oggi noi possiamo andare ogni giorno, qualsiasi momento della giornata, della nostra vita, possiamo andare a Cristo per ascoltare la sua benedetta parola. Gloria a Dio. Questa mattina voglio parlarvi di un'altra chiave molto importante, anche questo. Anzi, la ritengo forse una delle più importanti perché l'ho sperimentato sulla mia vita e continuo a sperimentarla perché è una chiave che comunque più delle volte vorremmo non prenderla fra le mani. Ma ogni volta che noi comunque prendiamo questa chiave e facciamo quello che la parola di Dio ci dice, questa chiave apre la porta del cielo. Quindi apre la benedizione di Dio sulla nostra vita. Vediamo cose meravigliose nella nostra vita. E questa chiave è la chiave del perdono. Perdono. Vedete, già questo termine va separato perché non è per nostra capacità, non è perché noi siamo bravi nel perdonare o perché siamo capaci nel perdonare, ma è proprio il termine perdono. Quindi noi potremmo dire perdono di Dio. Cioè Dio mette nel nostro cuore quel sentimento di perdonare gli altri, di perdonare le offese, di perdonare. E credo che questo gira proprio intorno ad ogni essere umano, il perdono, l'offesa, essere stati trattato male.
potremmo dire all'ordine del giorno e chissà quante volte al giorno. Difatti noi poi vedremo anche qui che Pietro espone questa domanda al Signore. Comunque Gesù nell'insegnare come pregare, nella preghiera del Padre nostro, lui proprio fa enfasi a questo, cioè mette proprio, come dire, un punto chiave su questa cosa. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimesso ai nostri debitori. Vedete, c'è il perdono, cioè tu mi hai perdonato, io ho perdonato. Nel momento in cui io perdono, tu, Signore, perdoni la mia vita, cioè tu apri i cieli e stendi il tuo scettro come faceva il re nell'Antico Testamento, che stendeva il suo scettro per qualcuno che lo voleva alla sua presenza. Se questo non fosse stato, andate a vedere il libro di Esther, la prima moglie morì perché si presentò dal re senza che il re la chiamasse e il re non stese il suo scettro e la uccisero. Mentre invece con Esther, quando lei si presentò, lui stese il suo scettro e gli disse: chiedimi anche metà del mio regno che ti sarà dato. Quindi questo scettro che viene steso da parte di Dio, quando noi, comunque, dice qui la scrittura, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate gli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il vostro padre perdonerà le vostre colpe. È chiaro, è chiarissimo, è chiarissimo. Perdonate agli uomini le loro colpe e il padre perdonerà a voi le vostre colpe. Perdonate agli uomini e il padre perdonerà a voi. Vedete, è proprio una chiave meravigliosa. E credo che è semplice, non ha bisogno neanche di essere interpretata questo passo della scrittura. Marco ci dice che prima di metterci in preghiera, prima di andare a rivolgerci a lui in preghiera, Marco ci dice al capitolo 11, versetto 25, quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate. Vedete la chiave? La chiave, quando vi mettete a pregare, cioè io non posso mettermi a pregare davanti al Signore sapendo che comunque la mia coscienza mi condanna, perché? Perché comunque la coscienza parla e quindi sapendo che il mio cuore mi condanna, cosa succede? Il mio cuore mi fa sentire come posso chiedere a Dio qualcosa quando io vivo ancora in questa condizione. Cioè io sto vivendo una situazione difficile con i miei figli, sto vivendo una situazione difficile con mia moglie, con un mio amico, con i miei parenti, con un fratello, con una sorella. Ecco, il Signore qui avverte e dice: quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Cioè, quando andiamo al Signore, quando stiamo per chiedere, per metterci in accordo con Dio, noi abbiamo bisogno di dire: Signore, perdonami, perdona il mio peccato, perdona questa mia condizione. E sarebbe meglio possibile, prima di metterci in preghiera, andare dalla persona e poter chiedere: perdonami, ho sbagliato. Oppure, anche se hai ragione, dice la parola di Dio, cercate di trovare perdono, cioè cercate di trovare comunione con questa persona. E anche se voi chiedete perdono, più delle volte mi sono trovato a fare questa esperienza, pur avendo ragione, ho detto: scusami, perdonami. E non ho dovuto dire altro. Quel perdono, quello scusami, mi ha fatto sentire dall'altra persona pronta ad abbracciarmi e addirittura l'altra persona ha detto: sono io che devo chiedere perdono a te. Vedete, è meraviglioso quando noi ubbidiamo alla parola di Dio, l'ubbidienza, vedete, l'ubbidienza, quando noi ubbidiamo alla parola di Dio. L'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro ci dice anche: guardate l'importanza del perdonare, guardate l'importanza di non addormentarsi, di non andare a letto con questo peso nel nostro cuore. Ci dice che questo è molto importante perché? Perché quando noi perdoniamo, quando noi non ci addormentiamo su questo sentimento, dice la parola di Dio, guardate, ascoltate bene. Prima Pietro,
capitolo 3, versetto 7. Anche voi mariti, vivendo insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato, onoratele, poiché anch'esse sono erede con voi nella grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Vedete? Se c'è questo sentimento nel nostro cuore del non perdono, a volte andiamo arrabbiati a letto, ci addormentiamo, ci giriamo dall'altra parte, chiudiamo gli occhi e non perdoniamo, la Scrittura ci dice che le nostre preghiere davanti al trono di Dio sono impedite. Si creano sulla nostra testa dei cieli di rame. Ecco, proprio non arriva neanche sotto al soffitto la preghiera. Più delle volte nella mia esperienza pastorale ho visto mariti o mogli che arrivano agli incontri settimanali, durante la settimana, a volte anche la domenica, e gli dico: dov'è tuo marito? Dov'è tua moglie? Come state? Come stai? Ah, sai, pastore, ho una situazione difficile a casa e io vorrei consigliarti, lo dico sempre, ti consiglio, piuttosto di venire in chiesa e venire a pregare, stai a casa. Stattene con tuo marito, stattene con tua moglie, stattene con i tuoi figli in quel giorno. Non ti preoccupare se perdi una riunione, se perdi un culto, se perdi un incontro. Recupera quello che puoi recuperare oggi. Più delle volte ho visto che ci sono state persone, l'ho anche vissuto questa situazione, di mariti e moglie che erano talmente arrabbiate che non si parlavano, che c'erano discussioni anche tra padre, figli, madre, figli. E che cosa è avvenuto? Che il padre o la madre sono deceduti durante la notte e non c'è stata più quell'occasione, quell'opportunità di poter sistemare, di poter riprendere in mano questa situazione, di poter dire perdono, perdonami, perché è importante. Io vorrei dirvi, voglio ringraziare il Signore perché, essendo l'ultimo di 9 figli in vita, perché eravamo di più, ma 9 figli in vita, io sono l'ultimo. Con mio padre passava una differenza di età molto, molto grande. Mio padre, quando sono nato io, aveva oltre 55 anni. E quindi potete immaginare, quando io avevo 15-16 anni, mio papà ne aveva già 70-71 anni. Poi la cultura completamente differente, ovviamente mio padre veniva da una famiglia comunque particolare, mio padre è stato rinchiuso in collegio da bambino, è uscito all'età di 18 anni, quindi era molto rigido, quindi nei miei confronti io non ho mai sentito mio padre, un abbraccio da papà, non ho mai ricevuto, come dire, una parola in modo particolare, non mi chiamava nemmeno per nome, e quindi usava un detto napoletano, un termine napoletano per chiamare il figlio, voglio, voglio, voglio. E comunque poi questo io nel corso dei miei anni me lo sono portato dietro. E quindi quando mi sono trasferito nel Nord Italia a 24 anni, che sono venuto qua nel Nord Italia, mi sono sentito in cuore di poter scrivere e avere un rapporto epistolare con mio padre, perché non avevo il coraggio neanche di farlo telefonicamente, ma vi posso garantire che sono state i periodi più belli della mia vita, perché mio papà, che scriveva molto bene, lui aveva una calligrafia, perché allora a quell'epoca si studiava proprio nella classe la calligrafia, quindi aveva una calligrafia in corsivo bellissima, e mio padre aveva ancora le sue lettere, ovviamente, e mio padre mi scriveva, e quindi quando io gli dissi: papà, mi è mancato tutto questo, mi è mancato il tuo affetto, mi è mancato il tuo amore, quindi avevo bisogno di comunicare a mio padre queste cose per liberarmi. Ecco, mio padre mi ha risposto con delle lettere che io non avrei mai immaginato, e mi ha chiesto scusa, mi ha chiesto perdono. E questo mi ha profondamente liberato e mi ha portato in un'altra dimensione. Quindi, quando mio papà poi è andato con il Signore, perché era un credente, anzi, mio padre, io ringrazio Dio di essere nato in una famiglia già
cristiana convertita di fede pentecostale. Ringrazio il Signore con tutto il mio cuore. E quindi c'è stata veramente una liberazione. E questa liberazione, il discorso del perdono, vi posso garantire che ci toglie anche da qualsiasi infermità. E più delle volte io ho visto, anche quando ho tenuto i corsi di psicologia, ho visto che tantissime, tantissime patologie vengono proprio perché comunque dentro di noi c'è proprio questo sentimento che lavora dentro di noi, sugli organi. Quindi proprio, sapete, quando ci si fa anche la bocca amara, no? Perché noi vicino al fegato abbiamo questa borsa, la cistifelia, e quindi c'è proprio questa bocca amara, proprio, e questo lavora sul nostro fisico, proprio il non perdonare. Ma quando noi perdoniamo, oh, siamo liberi, ci sentiamo liberi. Gesù sulla croce ci diede un esempio a tutti quanti noi. Fu offeso, oltraggiato, bestemmiato, non credevano in lui, lo hanno chiamato demone, in ogni specie di termini. Gesù disse questo: Padre, perdona loro, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che stanno facendo. Pensate, che grande esempio di amore eterno che il Signore ci ha dato. E la scrittura ci dice che Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, più studio Davide, più vedo la vita di Davide, più posso comprendere perché è considerato, mi sono scelto un uomo secondo il mio cuore, disse a Samuele. E quest'uomo dice, se io avessi, nel Salmo 66, versetto 18, se avessi serbato del male nel mio cuore, il Signore non mi avrebbe dato ascolto. Ne aveva di male nel suo cuore da serbare Davide, perché Saul, che lo voleva a corte, che sapeva che su di lui era stato praticamente, c'era stata un'unzione dal Samuele, che sarebbe dovuto essere il suo successore, lo voleva a corte, e quando lui stava male, Davide, questo pastorello che suonava così bene, Davide si metteva a suonare e il suo spirito si calmava di Saul, ma lui si arrabbiava contro di lui e gli lanciava delle lance. Davide si doveva scansare e più volte Davide se n'è scappato perché lui lo voleva uccidere. E quindi, se lui dice non soltanto questo, ma anche il figlio Absalom che si mise in testa di prendere il suo posto. Quindi si mise insieme con Absalom, uno dei suoi migliori amici di Davide. E Absalom era un uomo che Dio si usava potentemente perché Absalom parlava da parte di Dio, era un profeta, era un uomo di Dio. Quindi quando Davide doveva affrontare delle cose si consultava con Absalom e Davide scrisse proprio un salmo nei suoi riguardi, dice: perché sei stato tu, quell'amico che mi ha fatto questo, non mi sarei mai aspettato, andavamo insieme alla casa dell'Eterno e praticamente parla di tradimento. Absalom aveva anche le sue ragioni, Absalom aveva le sue ragioni perché diciamo, aveva fatto questo a Davide. Absalom era il nonno di Bezzabea. Sappiamo che Davide si unì a Bezzabea, che era una donna sposata, e quindi fece uccidere suo marito. Il peccato, uno dei peccati più gravi di Davide fu proprio questo. E quando Absalom lo venne a sapere, lui si schierò contro Davide, ma quello che fece Absalom era ciò che non piaceva all'Eterno, perché all'Eterno piaceva che lui fosse stato sincero, che sarebbe andato da Davide e gli avrebbe detto, come fece il profeta quando andò da Davide, dicendogli, facendogli quella spiegazione, gli fece una piccola storiella. Vi ricordate, c'era un uomo che aveva un piccolo agnellino a casa ed è arrivato un amico a casa sua e lui ha preso quest'agnellino che era in casa sua e l'ha ucciso per offrirlo a questo suo amico. E Davide si arrabbia per questa cosa e dice: quest'uomo merita la morte. E il profeta gli dice: quell'uomo sei tu, perché tu hai preso una donna che non era tua moglie. E lui aveva anche altre concubine, aveva già mogli.
E allora gli dice: forse non bastavano quelle che tu avevi. E dice: se me ne avresti chiesto un altro, non t'avrei io forse dato un'altra, perché hai preso la moglie di un uomo, di un altro uomo che non era tua moglie. E quindi Davide fu palesemente da parte di Dio rimproverato, e quindi gli mise il peccato davanti ai suoi occhi. E Davide scrisse quel Salmo 51: il peccato è del continuo davanti a me, lavami, purificami con l'issopo. E quindi Absalom non andò da Davide per dirgli a Davide: ma come tu ti sei preso mia nipote? Sapeva che lei era sposata, cioè per qual motivo ti sei comportato? Noi eravamo amici io e te, per quale ragione tu ti sei comportato in questo modo? Per quale ragione hai fatto uccidere suo marito per nascondere la cosa? Perché poi la Bezzabea rimase incinta e il figlio morì. Quindi questa alleanza, e comunque Davide aveva questi sentimenti nel suo cuore verso Absalom, aveva questi sentimenti nel suo cuore verso Saul, e quindi qui dice che se avessi serbato del male nel mio cuore, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Ecco la caratteristica di Davide. Davide sapeva di aver sbagliato, Davide sapeva di aver peccato. E egli dice: il peccato è del continuo davanti a me, liberami, Signore, lavami con l'issopo. Signore, gli dice: non rigettarmi dalla tua presenza, fammi restare con te in comunione. Ecco, Davide sapeva chiedere perdono al Signore prima di andare in preghiera e chiedere qualcosa a Dio. Se voi perdonate, se voi chiedete perdono al Signore, allora il Padre vostro vi perdonerà. Ma non doveva avere nel suo cuore del male. Non ho serbato male nel mio cuore, altrimenti Dio non mi avrebbe ascoltato. La donna peccatrice, ci dice la parola di Dio, questa donna andò ai piedi di Gesù, ruppe quest'alabastro che era così costoso, di olio profumato, di nardo schietto, lo ruppe ai piedi del Signore. E quindi si prostrò davanti a Dio e dice la parola di Dio che perciò io ti dico, disse a Simone, che Simone, quando questa donna si trovò in casa di Simone, gli disse a Simone, perché Simone si faceva questa domanda: se lui fosse veramente un profeta, saprebbe chi è questa donna, perché è una peccatrice, come mai gli sta dando? Ma tutto questo nella sua mente. Ma Gesù leggeva la mente, gloria a Dio, leggeva il cuore, pesava il cuore. E allora Gesù gli disse: Simone, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato un po' d'acqua per lavarmi i piedi, perché era di usanza, gli ospiti quando entravano dovevano essere lavati i piedi perché camminavano per le strade con i sandali e la polvere, quindi quando entravano in casa bisognava lavare i piedi. E tu non mi hai dato un po' d'acqua per lavare i piedi, vedi questa donna, dice, con le sue lacrime mi ha lavato e con il suo profumo ha profumato tutta questa casa. Dice: perciò io ti dico, i suoi molti peccati li sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui poco amo è perdonato perché ha amato poco. Vedete il perdono, vedete, è importantissimo il perdono, è una chiave che apre la benedizione di Dio. Questa donna era una peccatrice, era una donna adultera, era chissà quanti altri peccati. Ma gli è stato perdonato, si è aperta questa porta in cielo perché dice: perché ha tanto amato, è colui a cui poco è perdonato e perché ama poco. Quindi questa donna, malgrado la sua condizione, malgrado la sua situazione, ha amato, quindi ha anche perdonato a chi gli aveva fatto del male, e sicuramente ci saranno state persone che gli hanno fatto del male a queste donne. Ecco, Pietro fece questa domanda a Gesù. Una domanda, Pietro era colui che parlava sempre, lo troviamo nella scrittura, Pietro parlava sempre. La sua domanda fu proprio questo. Pietro si avvicina al Signore e disse, lo potete leggere in Matteo, al capitolo 18, dal versetto 21: Signore, quante volte perdonerò io mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte, se la voleva cavare, 7 volte. Ma Gesù gli disse: no, non 7 volte, ma 70 volte 7. Ora vorrei che voi faceste un calcolo, no? Quanto tempo noi in un giorno abbiamo? Se di notte ovviamente dormiamo quelle 8 ore,
C'è anche chi dorme meno, ma facciamo anche 6 ore. Dividete le 18 ore e dividetele per 70. Vedete quanto tempo abbiamo disponibile per perdonare. Provate a vedere quanto tempo abbiamo disponibile, pochi minuti, pochissimi minuti. Non possiamo rimanere in quei pochi minuti, ma sapete perché? Perché se dovessimo in quell'attimo, perché nessuno di noi sa l'attimo successivo della nostra vita, io vi sto parlando, ma in quest'attimo posso anche avere si blocca una piccola aria, un'embolia, vengono chiamati così, ecco che questa può farmi perdere la vita, quindi posso completamente cadere a terra e andarmene con il Signore. E ci sono delle cose in sospese che magari avrei dovuto sistemare. E allora quante volte? 7 volte, no, 70 volte 7. Ricordati che la tua vita è breve. Ricordati che l'attimo successivo della tua vita è nelle mie mani. Ricordati di non tenere nulla in sospeso, perché poi ti troverai davanti al trono di Dio e come ti giustificherai davanti a Lui. La parola di Dio è importante, fratelli miei. La parola di Dio ci dice: per quanto riguarda voi, vivete in pace con tutti gli uomini. È importante. Ora voglio concludere con un'esperienza bellissima, meravigliosa, che fece Giobbe. I suoi amici di Giobbe furono quelli che gli crearono più problemi. Se voi vedete i primi giorni, Giobbe benedice, malgrado tutto quello che gli è accaduto, qualcosa di terribile, terribile, morte dei 10 figli, tutto, perde ogni cosa, perde animali, greggi, perde ogni cosa, tutte le sue proprietà, lui perde ogni cosa, in più la sua infermità. E questi amici pensavano di conoscere Dio, pensavano di essere insegnanti delle sacre scritture. E quindi che cosa fanno? Parlano: Dio non avrebbe mai fatto questo se. Dio è impossibile che, perché lui comunque protegge lui. Ancora oggi ci sono degli amici di Giobbe. Ancora oggi, dopo migliaia di anni, ci sono amici di Giobbe che usano le stesse parole. E Giobbe, finché loro stettero in silenzio, Giobbe dice: Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Giobbe benedice e dice: in tutto questo Giobbe non peccò. Nel momento in cui loro aprono la bocca e parlano, mettono dei dubbi nella vita di Giobbe, mettono come dire, iniziano a fargli fare delle domande a Giobbe. Giobbe, per 38 capitoli, che non so quanto tempo sia durato, parla con Dio. Quindi a un certo punto maledice anche il giorno di cui lui è nato. E allora il Signore poi interviene nella vita di Giobbe ed è meraviglioso. Guardate, leggete gli ultimi capitoli, come Dio parla a Giobbe, dice: dove eri tu quando io ho creato il mondo? Interrogami pure, io ti rispondo. E quindi vedete, inizia a parlare della creazione, tutto quello che ha creato. E quindi quando parla con Giobbe, Giobbe capisce, comprende che era una prova per lui. Era un momento di prova, che lui è stato, diciamo, la persona scelta affinché il nemico sia sconfitto, che potesse anche poter vedere i figli di Dio quando sono e rimangono nella fede e sono attaccati al Signore, come vincono le prove e come anche le tentazioni che il diavolo mette nella nostra vita. E allora il Signore gli chiese a Giobbe di pregare per i suoi amici. Il capitolo 42, versetto 10 ci dice: quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, perché Dio gli disse: va, prendi ai suoi amici, prendete degli animali, degli olocausti, e presentateli e portateli a Giobbe, e Giobbe pregherà per voi, presenterà queste offerte a me. E quindi Giobbe dovette offrire questi olocausti per i suoi amici. Quindi in un certo senso fece da intermediario per il perdono per i suoi amici, e anche lui comprese che doveva perdonarle. Allora dice
il versetto 10, quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, ascoltate bene, ebbe pregato per i suoi amici, l'Eterno lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto. Vedete che è una chiave, vedete il perdono, vedete è molto importante perdonare. Quella chiave che Giobbe usò, che Dio gli mise in mano, aprì le cataratte del cielo, aprì la benedizione di Dio sulla sua vita e Dio gli restituì il doppio di tutto quello che lui aveva perso. Vi benedico, grazie per questo incontro. Voglio ancora ricordarvi che se avete bisogno di domandarmi, di chiedermi qualcosa, potete farlo con il mio cellulare che voi troverete, potete mandarmi un'email e quindi sicuramente mi trovate sulla pagina YouTube della nostra chiesa, Chiesa Cristiana Evangelica Marostica, Rifugio in Cristo. Voglio benedirvi, alla prossima. La pace del Signore sia con tutti voi, Pastore Giovanni Palma.